vecchiaie, ahimè, hanno una predisposizione genetica e la loro determinazione è data dall'invecchiamento, un invecchiamento dovuto a fattori esterni come le esposizioni solari, l'esposizione alle lampade solari, le cattive abitudini alimentari, lo scarso riposo notturno, il fumo, ma anche lo stress è un altro fattore che aggrava sicuramente questo invecchiamento. Grazie a varie armi che noi abbiamo a disposizione nel nostro studio medico. La carbossiterapia, che è l'arma che io preferisco, come anche la biostimolazione, i filler, la tossina botulinica e anche laser frazionale. Ma per la palpebra inferiore sicuramente qui abbiamo meno armi. In particolare possiamo utilizzare la carbossiterapia e i filler, ma limitati al solco vertebrale, altrimenti c'è chiaramente la chirurgia. Per quanto riguarda la carbossiterapia, questa è la mia tecnica personale, è sicuramente una metodica completa, perché mi va a lavorare in maniera completa sulla palpebra inferiore. Pronto? La palpebra inferiore, andando a lavorare in maniera integrale dal canto interno fino al canto esterno dell'occhio, e determina chiaramente un miglioramento della microcircolazione, quindi un lavoro molto importante per quanto riguarda l'edema palpebrale, come anche un miglioramento del colore legato a livello palpebrale agli accumuli di emositerina dovuti agli stremasi ematici per stasi del microcircolo. Ma il nostro studio nasce da una fatidica domanda, cioè nonostante noi proponiamo al nostro paziente un trattamento medico-estetico, quindi comunque un trattamento sicuramente più importante rispetto all'utilizzo di un termocosmetico topico, la domanda è sempre presente. Il paziente ci chiede una crema per il contorno occhi. E chiaramente questa domanda, come anche che è fatidica anche per la crema per la cellulite, no? Questa domanda ci viene posta sia per un retaggio culturale, ma anche per il fatto che in farmacia ci sono una varietà di offerte dermocosmetiche per quest'area veramente che possono destabilizzare i nostri pazienti, che quindi chiedono a noi un aiuto. Ci siamo chiesti poi se potessero esserci dei prodotti dermocosmetici in grado da soli o combinati insieme di soddisfare quest'area, inducendo dei miglioramenti chiaramente visibili sia sul discorso del dark cycle, della pigmentazione, sia sull'edema. E quindi abbiamo trovato due prodotti che già presentavano dei lavori scientifici al riguardo, quindi comunque non abbiamo lavorato sul nuovo, abbiamo lavorato su dei prodotti già presenti in commercio e già sperimentati per queste zone, e li abbiamo semplicemente uniti per potenziare la loro azione. Il topico era composto da retinolo puro a rilascio controllato, dalla vitamina A e da uno speciale brevetto chiamato Dialoxil, e adesso poi ne parlerò. E il sistemico è un potentissimo vasotonico a base di estratti di piante, chiaramente vasotoniche e vasoprotettrici. Il retinolo, ovviamente sappiamo tutti che serve a regolare il turnover cellulare, a lavorare sulla delicatezza della cute e a migliorare l'elasticità cutanea. Il rilascio controllato a microsponge ne consente un rilascio nelle ore successive all'applicazione, quindi un rilascio controllato. Invece lo Dialoxil è un brevetto che lavora molto bene sul dark cycle, quindi lavora molto bene per eliminare il ferro, l'emosiderina chiaramente presente, a livello della palpebra inferiore, che è responsabile del colore blu-rosso-violaceo che è presente in questa zona. Sono infatti già conosciuti gli studi in vitro che sono stati eseguiti su questo brevetto e hanno dimostrato che tutto quel pool di principi attivi andava a favorire l'accumulo proprio sia di melanina e anche proprio dell'emosiderina. E queste sono anche delle valutazioni fotografiche che sono state fatte proprio con una palpebra trattata e l'altra no. L'indicatore sistemico è un potentissimo vasotonico a base di luscus, di ippocastano e lescina,
a base di solidato, che chiaramente ha proprietà diuretiche, antiflogistiche, antinfiammatorie, a base di un potentissimo antiossidante come la curcuma, a base anche questo di un potentissimo antiossidante come il mosto rossa Jacques, che è un'uva siciliana, a base di vino benedettino francese e del suo biclogenolo, che ha sostanzialmente un'azione flebotonica, un'azione antiossidante e che va anche a potenziare la lifetime della vitamina C, quindi sostanzialmente ancora più antiossidante. E nell'ambito di questo studio abbiamo controllato 30 volontarie di età compresa da 35-55 anni con problemi sia di edema palpebrale che di pigmentazione palpebrale. Abbiamo stabilito, diciamo, che facessero parte di una classe 2 della classificazione del foglio di invecchiamento di Glucot, per avere un'idea, insomma, della stadiazione. Abbiamo eseguito questo studio in 8 settimane, è stato somministrato un dermocosmetico topico una volta al giorno, la sera, e l'assunzione dell'integratore sistemico è stata di 2 capsule al giorno per due settimane e poi di una sola capsula al giorno per le restanti 6 settimane di studio. I risultati, adesso vedremo anche i risultati fotografici, hanno evidenziato un significativo miglioramento delle occhiaie, sia della componente del colore, sia della componente edematosa. Chiaramente abbiamo eseguito delle valutazioni fotografiche, abbiamo utilizzato una scala colorimetrica per i colori, per valutare la variazione del colore, abbiamo utilizzato una scala, però permettetemi, solo approssimativa per la valutazione dell'edema, in quanto abbiamo solo effettuato un esame obiettivo alla digitopressione del bulbo per valutare proprio la quantità di edema presente nella palpebra inferiore, e poi abbiamo utilizzato anche dei questionari di autovalutazione somministrati ai nostri pazienti al termine dello studio. Allora, i risultati sono buoni, perché per essere ovviamente un trattamento non medico, cioè per essere un topico abbinato ad un integratore, c'è stato un buon miglioramento del dark circle, un buon miglioramento dell'edema e soprattutto, questo è stata quasi una sorpresa, un'ottima compliance da parte dei nostri pazienti. Infatti tutte avevano evidenziato una riduzione visibile, cioè hanno proprio confermato la riduzione visibile del colore, hanno confermato anche una riduzione delle microrugosità, chiaramente non è un trattamento come la tossina botulinica ovviamente, ma comunque efficace su questa zona, e un miglioramento anche della borsa palpebrale. Ricordiamo anche che il prodotto è somministrato in germe monodosi, e quindi anche questo facilitava l'utilizzo, riduceva gli sprechi, e la somministrazione in monodosi è un ottimo modo per anche conservare integro il prodotto. E quindi possiamo dire che c'è un'efficace sinergia tra il prodotto dermocosmetico topico in monodosi e l'integratore sistemico vasotonico. E quindi potremo utilizzare questa strategia di attacco sia in concomitanza con altri trattamenti che noi possiamo consigliare alle nostre pazienti per migliorare lo sguardo, o anche nel mantenimento, cioè una volta terminato il trattamento medico-estetico, come ad esempio le sedute di carbossiterapia nel mio caso personale, per poi lavorare chiaramente nel mantenimento del nostro risultato. Questo qualche prima e dopo di risultato. E anche qui, poi chiaramente, se noi vogliamo unire sia la terapia combinata con la carbossiterapia, è chiaro che il risultato sarà ancora più eclatante. Grazie mille per l'attenzione. Solo col topico, sì, in particolare, solo col topico ho fatto anche uno studio in vitro, non l'ho portato perché ovviamente era molto lungo, dove è stato valutato proprio quel complesso presentato, l'azione proprio su una cute in vitro. Sono stati trovati dei miglioramenti, chiaramente cioè in quel caso si stanno esclusivamente il collagene, cioè la stimolazione di collagene, ovviamente non il colore. Hai detto che hai abbinato l'utilizzo dell'anidride carbonica, l'hai abbinata sempre, hai fatto solo uno studio col topico, hai fatto tutte e due, allora, come si fa a dire
perché gli effetti terapeutici sono relativi al topico, all'anidride carbonica, è potentissimo. Benissimo. Allora, lo studio è fatto senza terapia medica, cioè senza anidride carbonica. È stato fatto solo col dermocosmetico topico e l'integratore sistemico. Poi chiaramente io ho anche delle persone che sottopongo, non hanno incluso nello studio, che sottopongo a carbossiterapia, che chiaramente hanno dei risultati molto belli, insomma. Però ecco, si può effettivamente, un'arma che si può utilizzare sia da sola, ma anche prima di prima di questa, anche perché l'integratore sistemico lavora bene non solo sul circolo palpebrale, ma